Stiamo tutti bene. Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange e non la smette più. E per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento. Allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura, dico... Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento: Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore. Non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene. Ma guardate la iella, proprio a me doveva capitare. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto? Uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio. Stare in 3 seduti in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah, ma se soltanto sposto anche di 1 centimetro il piede, questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete. Io pure ho sete, fame, sonno e mi fa male la schiena. Ma non c'è mica bisogno di fare tutta sta scena. Che poi c'è questo di fianco che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da 3 giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. Boh, 3 giorni fa ne hanno buttati 20 in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io li sentivo gridare e non sembravano allegri. Ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. È il 6° giorno e adesso dorme pure mamma. Un tipo magro qualche fila più in là grida che vede la Madonna. E questa barca adesso puzza di benzina, di morte. Mamma ha detto di non farci caso, di essere forte, di fare il bravo bambino e star seduto qua. Che mamma adesso s'addormenta e raggiunge papà. Però piangeva e si sforzava di sorridere. Forse era proprio tanto stanca pure lei. E c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Si è fatta notte, ho freddo, in cielo non c'è neanche la luna. La gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde. Allora onde evitare di addormentarmi come gli altri e essere buttato in mare. Mi unisco al coro della barca e inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche nuotare. Stiamo tutti bene.